ha chiesto, vabbè, ero in una serata, mi ha chiesto, ma che lavoro fai? E io gli ho detto, miglioro la vita a chi mi sta intorno. Buongiorno a tutti, da Ute Bacher. Parleremo oggi, come al solito, di estetica. In particolare parleremo di estetica del sorriso, perché anche il sorriso è molto importante nell'estetica di un volto. E siamo qui col dottor Marco Citro. Bene. Ciao Marco. Bene. Nel suo studio Odonto CM a Milano, e andremo a fare qualche domanda proprio in merito all'estetica. Allora Marco, che cos'è un sorriso perfetto? Che cosa comporta? Allora, un sorriso perfetto in realtà non esiste. La perfezione è una ricerca continua. La perfezione è un obiettivo, però sicuramente un bel sorriso si può definire con dei denti bianchi ben allineati e ben proporzionati al viso della persona. Un bel sorriso ovviamente non può avere dei denti affollati, storti o discromici con delle macchie, ma devono essere bianchi e ben allineati e ben proporzionati, questo è molto importante. Ben proporzionati con la misura anche delle labbra e della bocca, quindi certamente, certamente. Deve esserci un'armonia tra bocca, labbra, e denti, sorriso, dinamicità anche della bocca, non soltanto la bellezza statica, ma anche nel movimento, certo, giusto? Certo, noi prima di riprodurre una bocca, prima di ripristinare un sorriso, facciamo anche un grosso studio sul temperamento e il carattere della persona, come si muove, come sorride, perché addirittura si può estremizzare questa ricerca del sorriso anche con il carattere della persona. Ah, interessante. Che è un discorso molto lungo e complesso, però prima di rifare una bocca c'è un grosso studio proprio sui volumi, sui colori e sulla persona che poi avrà questi denti in bocca. Quindi ognuno esprime ciò che vuole esprimere anche attraverso l'estetica, quindi certamente, è certamente molto importante questo. Però nei denti si parla anche spesso di funzionalità, quindi non è solo importante che il sorriso sia bello, ma che tutta la bocca funzioni, corretto? Certo, questa qui è la cosa fondamentale. Un bel sorriso prevede una buona funzione. Non può esistere un buon sorriso, non può esistere una buona dentatura senza una corretta funzione. Queste due cose devono andare proprio di pari passo. La funzione è la cosa principale per la ricostruzione di un buon sorriso. Quindi bellezza e funzionalità devono andare di pari passo. Quindi esatto. È molto importante che lo studio sia rivolto entrambi questi aspetti che riguardano certamente una bella bocca, un bel sorriso. Certamente. Bene, Marco, ti ringrazio intanto per queste grazie domande, per questa intervista, e noi ci vediamo la prossima volta. Ringrazio tutti per l'ascolto. Ute Bacher, via Giovanni Rotondi 2 a Milano, studio Odonto CM. Ciao. Buongiorno, Ute Bacher, siamo qui ancora con il dottor Marco Citro nel suo studio di via Giovanni Rotondi a Milano, studio Odonto CM, e parliamo ancora di estetica del sorriso, estetica, quindi sorriso e come crearlo e che cosa significa avere un sorriso perfetto. E a questo punto io introduco la signora Giusy Genovese, ceramista, collaboratrice del dottore, e possiamo dire braccio destro. Braccio destro. Anche perché, giusto Marco, c'è l'artista che crea il sorriso perfetto e che capisce dove vanno messe i denti, come vanno lucidati, come vanno sbiancati, però è molto importante anche chi sta dietro le quinte e prepara tutti questi elementi che servono poi a generare questa risultato finale che ha a che fare. Io dico che tutta l'estetica è anche un po', diciamo, un'espressione di arte, perché il bravo medico, il chirurgo, il dentista in questo caso deve capire quali sono le esigenze del paziente, certo, come la funzionalità e che cosa va creato ad hoc in ogni situazione. Quindi detto questo, vedo qui appunto Giusy che è la ceramista, vorrei chiedere a Marco se sì, ci fa vedere un caso dove lui e Giusy hanno collaborato, dove tu puoi dimostrare che con pochi ritocchi, corretto, si riesce a ripristinare la bellezza di un sorriso magari perso, insomma, per varie ragioni, per patologie o trascuratezze, insomma. Facciamo vedere quindi un caso dove loro due hanno creato. Certo. Allora, questo è un caso molto esplicativo, perché questo qui è un ragazzo giovane, con un dente soltanto, con una deformazione dello smalto, nella melogenesi non è nato correttamente questo dente, inoltre col tempo ha ricevuto un trauma, si è spezzato. Quindi questo sorriso è danneggiato da un semplice dente che non è esteticamente valido.
Allora, cosa è stato fatto a questo ragazzo? Non interventi particolarmente invasivi o particolarmente costosi. Questo ragazzo semplicemente è stato ripristinato un dente. Quindi perché dico che è esplicativo questo caso? Perché a volte un sorriso è danneggiato da uno o due denti e non sempre è necessario rifare completamente la bocca. Si cerca di capire qual è il dente che disturba in questo contesto, si interviene solo su quel dente lì e il sorriso cambia completamente. In questo caso specifico è stata applicata una faccetta in ceramica e naturalmente prima di applicarla è stato fatto uno studio sul volume e sul colore del paziente stesso. Naturalmente la faccetta in ceramica poi l'ha realizzata il laboratorio odontotecnico. La ceramista dentale che ha realizzato questa faccetta in ceramica è Giusy Genovese, che collabora con noi da molto tempo. Questo caso è per far capire appunto che si può fare anche una faccetta di un solo dente, nonostante questo è il lavoro più complicato, perché ottenere un risultato ottimale con un solo dente, soprattutto su un dente centrale, è il caso più difficile. Questo è il lavoro che mi appassiona di più, le faccette in ceramica, che sono delle lamine sottilissime in ceramica che possono essere costruite in diversi modi, dal 3D in CAD CAM alla costruzione con la tecnica tradizionale, che è quella che preferisco di più, anche perché posso applicare delle masse in ceramica di dentine e smalti cercando di creare con più naturalezza possibile il dente adiacente. È davvero un bellissimo risultato, Marco, quello che ci hai fatto vedere. Hai magari qualcosa di un pochettino più complesso? Certamente, certamente. Allora, questo qui è un caso di un ragazzo giovane, anche lui, dove delle otturazioni incongrue, con delle grandi discromie, cioè senza utilizzare paroloni, praticamente le otturazioni non si armonizzano col dente, né nella forma né nel colore. Gli creava un sorriso scadente. Inoltre, questo caso è interessante perché c'è un problema funzionale. Qui esiste un cross, cioè questi due denti dovrebbero scavallare i denti inferiori, invece vanno al contrario, si inseriscono nella zona linguale. Quindi questo caso qua è molto interessante perché c'è un problema estetico importante e un problema funzionale ancora più importante. Ed è stato risolto sempre con delle faccette in ceramica, quindi abbiamo risolto il problema funzionale facendo lavorare il canino e i denti nel modo corretto dal punto di vista della ATM, che sarebbe l'azione temporomandibolare, e poi con delle faccette è stato ripristinato completamente il suo sorriso. Adesso lui ha un sorriso eccellente, il paziente è contentissimo e noi altrettanto contenti, in un tempo anche abbastanza breve. Quindi quanto tempo, quante sedute richiede un lavoro come questo? In questo caso specifico, vabbè, sono state prima richieste delle sedute per bonificare i denti in quanto c'erano delle carie, una bonifica alle gengive, abbastanza semplice, però anche lì ci sono volute qualche seduta, e poi in soltanto due sedute sono state risolte le faccette in ceramica, sempre con la collaborazione della nostra della grande Giusy. Quindi praticamente nell'arco di un mesetto noi siamo riusciti a risolvergli il suo problema estetico e funzionale, che è la cosa più importante che non va mai dimenticata. Beh, ci credo che questa persona, questo ragazzo di cui ci hai fatto vedere il lavoro sia molto felice, lo sarei anch'io, bellissimi sì. Denti, complimenti Marco e grazie. Complimenti anche a Giusy. Grazie mille. Inoltre quello che volevo dire è che queste faccette, vabbè, in questo caso doveva bonificare appunto queste carie e le gengive, però il bello delle faccette è che si eseguono in tempi brevissimi, cioè ci vogliono praticamente due sole sedute. In una viene la preparazione e nella seconda, nel giro di pochissimi giorni, massimo una settimana, vengono applicate. Quindi in tempi rapidi si può ottenere un bel sorriso. Marco, parlando sempre nell'ambito dell'estetica del sorriso, nel tuo caso, posso confrontarmi con te un po' in merito ad alcuni sorrisi di donne famose
che fanno un po' da riferimento a noi donne comuni, perché spesso ci confrontiamo, certo, con i sorrisi delle varie Angelina Jolie, Madonna, eccetera eccetera. Tu mi puoi un attimo parlare cosa pensi dei loro sorrisi e qual è il più bello? Certo, a volte è divertente osservare proprio i sorrisi di queste icone femminili, queste donne famose nel mondo, nonché grandi attrici. Per esempio, qui abbiamo Rita Hayworth. Bellissimo. Che dire, è talmente perfetta, è talmente bella che è proprio impossibile trovarle un difetto. Ha un sorriso meraviglioso, denti bianchissimi, bene allineati, per cui è veramente vicinissima alla perfezione. A parte che è bellissima lei, quindi veramente non riesco a trovare nulla che non sia armonico in questa fotografia. Mentre ci sono, per esempio, qui lei ha citato Madonna. Madonna è un caso interessante ed emblematico, in quanto lei ha il diastema, la fessura tra i due centrali. Il mondo è diviso in due. A Madonna questa fessura piace, certamente se avesse voluto farsela correggere non avrebbe avuto problemi. Sono delle persone che invece questa fessura tra i centrali la trovano sexy e attraente, e ci sono delle persone che invece questa fessura la trovano orribile. Per cui, ancora una volta, è divertente osservare i sorrisi delle attrici, perché spesso il sorriso dell'attrice poi si inserisce nel carattere dell'attrice stessa, quello che accennavamo all'inizio di questa intervista. Sì, fa un po' anni 70, un po' figlia dei fiori, trovo io. Come si corregge questo tipo di inestetismo? Questo tipo di inestetismo si può correggere o creando delle faccette in ceramica, applicandole sui denti, o semplicemente con del composito, con altri prodotti o anche con della ceramica, allargando i denti in modo che si chiuda questa fessura. Questo è un intervento che si può fare anche in tempi rapidissimi, non ha grossi costi, e se il paziente non sopporta il suo diastema lo si può correggere veramente in 448. Bene, è un po' caratteristico del suo, esatto, sorriso. Che altro abbiamo? Ma per esempio un altro sorriso interessante è la Julia Roberts. Allora, la Julia Roberts, altra grande attrice, indiscutibile, proprio famosa nel mondo, che però in effetti ha dei denti non perfettamente allineati. Adesso questa foto è difficile vedere bene, però ha un centrale che sporge, un canino che insomma non è ben disposto, e però comunque a lei piace probabilmente questa sua imperfezione, perché la inserisce nel suo contesto. Con questo appunto cosa voglio dire? Che i denti non è che devono essere per forza perfettamente bianchi, perfettamente dritti come quelli dell'attrice precedente. In certe situazioni anche delle piccole imperfezioni invece possono creare carattere e personalità. Naturalmente parlo di piccole imperfezioni, non di cose macroscopiche o denti particolarmente danneggiati, perché allora lì rientriamo in una sfera di pazienti che bisogna ripristinare. Sono d'accordo, perché la bellezza è una cosa anche soggettiva, non dobbiamo essere, esatto, tutti uguali, insomma. Non dobbiamo essere dei robot, non dobbiamo essere tutti uguali, e soprattutto le differenze ci creano ci proprio autentici. Il piacere ed essere umani veri, insomma, certo, non so, certo, come dire. Delle piccole differenze ci stanno bene. Buongiorno a tutti, rivedo con grande piacere oggi il dottor Marco Citro. Ciao Marco. Ciao cara. Studio Odonto CM, Milano, via Giovanni Rotondi 2. Parliamo sempre con il dottor Marco Citro di estetica del sorriso, di estetica in generale, però in particolare dell'estetica del viso, quindi del sorriso e dei denti. Però vorrei parlare oggi con il dottor Citro di una patologia, cioè di qualcosa che riguarda sempre, che disturba l'estetica del sorriso, però è una patologia che porta purtroppo anche alla perdita dei denti, se è grave, e questa patologia colpisce un'altissima percentuale di persone in tutto il mondo. È la parodontite, comunemente conosciuta come piorrea. Certo. Ce ne vuoi parlare, Marco? Certamente. Allora, la parodontite è una malattia, come dicevi tu, molto diffusa, che conduce alla perdita dei denti. Cosa vuol dire? Si ammala il parodonto. Il parodonto è l'osso e il legamento e la gengiva dove sono inseriti i nostri denti.
La malattia parodontale è di origine batterica, quasi sempre, poi ci sono altri casi che adesso è un pochino lungo spiegare. La parodontite è una malattia terribilmente diffusa e, se trascurata, come dicevamo prima, conduce alla perdita dei denti stessi. Naturalmente la parodontite si instaura inizialmente con una semplice gengivite, che è curabile in tempi rapidissimi. La gengivite trascurata porta i batteri a raggiungere il parodonto, quindi diventa parodontite con un investimento più grave della patologia stessa. Quindi mi stai dicendo che è curabile questa patologia se riconosciuta in tempi giusti? Certo, la parodontite è una malattia oggi curabilissima, ci sono 1000 strumenti per curarla, da strumenti ultrasonici, curette, un'igiene scrupolosa domiciliare, e inoltre oggi abbiamo tutti i sistemi laser per poter vaporizzare, nel vero senso della parola, i batteri. Oggi poi ci sono vari prodotti biologici per fare degli innesti per curare queste tasche, questi difetti parodontali, quindi abbiamo veramente una sfera ampissima di strumenti per poter curare la parodontite. Naturalmente, per poter curare bene una parodontite bisogna cercare di intervenire più precocemente possibile, cioè di non arrivare nello studio dentistico quando i denti dondolano in maniera impressionante, perché poi lì diventa complicato conservare lo status del paziente. Quindi questa patologia, cioè chiunque può essere afflitto da questo batterio, quindi da questa, certo, degenerazione. Cosa si fa per prevenire? La domanda nasce spontanea. Certo, la cosa importante per la prevenzione è un'igiene scrupolosa domiciliare, bisogna lavarsi bene i denti dopo i pasti, bisogna utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, tipo gli scovolini, il filo interdentale, pulirsi la lingua, cosa che fanno bene in pochi, ci sono gli strumenti specifici, e poi è molto importante recarsi periodicamente dal dentista, che avrà il suo igienista, che farà una pulizia professionale, cioè riuscirà a rimuovere il tartaro e la placca batterica che nel frattempo non è riuscito a rimuovere il paziente domiciliarmente. Quindi la prima cosa per la prevenzione è un'igiene scrupolosa, e un'igiene scrupolosa anche nello studio dentistico, con visite periodiche che poi col proprio dentista si potranno organizzare. Quindi già quando è riconoscibile si può intervenire tempestivamente, certo, e bloccarla. Certo, il dentista si accorgerà in queste visite periodiche se c'è un accenno di parodontite, quindi impedire che la malattia si diffonda in una fase iniziale è veramente molto semplice, con strumenti, come dicevo prima, laser, ultrasuoni e curette, che si può intervenire curando perfettamente la malattia parodontale. Bene Marco, molto interessante queste informazioni, quindi tutti possiamo essere attaccati da questa malattia, cioè possiamo, nessuno è immune, però grazie al cielo si può intervenire già, certo, quando la patologia è riconoscibile, ma soprattutto ci ha dato delle dritte molto interessanti, cioè di prevenire con una scrupolosa igiene e soprattutto andando allo studio medico, facendo dei controlli regolarmente insieme a una polizia professionale, in modo tale che questo danno non abbia possibilità di attaccarci. Quindi, certo, io concluderei ricordando a chi ci ascolta che una giornata senza un sorriso è una giornata persa, come sempre. Quindi se avete bisogno di un consulto, rivolgetevi allo studio d'OtoCM del dottor Marco Citro, qui con me in via Giovanni Rotondi 2 a Milano. Vi salutiamo, ciao. Ciao a tutti, lavatevi i denti. Lavatevi i denti.